Finalmente ci siamo, abbiamo comprato l'ultima barca di Cat Goes Fishing, 1,5 milioni di valore, costata l'ira di Dio, sapete quanto ci abbiamo messo ad arrivarci, ma quest'oggi arriviamo alla massima distanza possibile e andiamo a prendere tutti i pesci che potremo trovare, quindi per oggi episodio proprio... Fuochi d'artificio incredibili. Sì. Allora, partiamo subito, ho lasciato questa schermata per farti... non ho capito perché. Per farti fare un momento wow. Vado? Sì. Wow, bellissimo. Ah, era per farmi vedere la barca. Pensavo dovessi vedere qualche tipo di cappello strano, Steph. Però bene, devi farlo bene nel momento suspense. Bene. Devi rovinarmi il video. È molto bella. Dillo, devi rovinare il video. Sembra un po' il Titanic. E infatti ci schiantiamo, Fede. Lo sappiamo già tutti. Ho paura che finirà male. Allora. Andiamo guarda alla massima distanza o inizio a preparare l'esca? Prepariamo un'esca, perché okay, tanto qua ci mettiamo veramente 2 secondi. Col fatti una vita che qui è sempre pronto. Andiamo così e siamo pronti. Allora, devi sapere che ci vogliono circa 45 minuti. Forse anche 50 minuti. Scusa, non è la barca. È anche no, veloce. No, è molto veloce, però può arrivare a casa tua, capito? Cioè, con la barchetta arrivi ovunque a fare. E... guarda quanto è veloce rispetto alle altre, sì, infatti. Però è presente quando arrivi al razzo? Sì. Ecco, più molto o meno. Più lontano. Almeno un quarto più lontano di lì. Che poi per noi è meglio. Esatto. Perché vuol dire tanti pesci nuovi in più da però prendere. Però per l'andata quindi... e ritorno ormai è una bella rottura di scatole. Immagino. Siamo arrivati adesso. Ne possiamo approfittare per... fare una bellissima televendita. Guarda. Quale vuoi? Questo? Questo, Steph? Un bellissimo album però di figurine. Io le so fare. Si può trovare in edicola. Con il gioco compreso. Con il gioco a tavola per giocare con i vostri amici, con la famiglia, con la fidanzata, con chi volete. È disponibile per chiunque, anche con il vostro peggior nemico, perché così potete fare tipo Squid Game, che chi perde muore mi dissocio. Era troppo. Era troppo. Altrimenti potete anche cercare la figurina dorata. Più o meno sono state trovate all'incirca 100. Poi in realtà lo dico adesso, poi quando esce il video chissà quante sono state trovate, ma circa 100 su 1000 sono state trovate, quindi ce ne sono ancora tantissime. E vi permette di fare il tour da Big Vanilla. E in tutta questa televendita lunghissima siamo solo appena arrivati. Appena arrivati, cioè, in questo è momento, impressionante, ragazzi. Non abbiamo neanche temporeggiato, cioè. Allora, per farvi capire, prendiamo Lucina, okay. Prendiamo Razzino, pronta ad emozionarti. Sono già emozionata. Sei carica? Sì. Il piccione è fenomenale, ragazzi. Massima distanza possibile immaginabile che su questo bellino, gioco. No, lo voglio. Non possiamo andare oltre in nessun modo. Ma cosa c'è? Un unicorno. Ma cosa c'è? Palesemente un pesce unicorno. Ma lo voglio. Cos'era anche quell'altro? È scusami, sempre lo stesso, mi pare. No, no, era... quello! Amico? No, 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 c'era qualcosa di più grande, non prendere nulla. No, io voglio lui. C'era qualcosa di più grande che è passato, Steph. Lo vedi? Lo vedi? Avevo ragione. Io ve l'ho detto che oggi è l'episodio della vita, ragazzi. Finalmente. Anche sotto è sempre lo stesso. È sempre lo stesso. Vediamo cosa c'è comunque. Ma è uno squalo quello, è troppo grande. Penso di sì. Cos'è? Fede, non l'hai visto? È diverso? Fede, è troppo veloce, sì. Questi sono dei mini piranha, secondo me. Sì. Questi sono sicuramente tutti i pesci medi che possiamo prendere per esatto far l'esca. Vediamo. Però ci va bene, perché non avevamo sto pesce, quindi va benissimo. 2,50, ma cosa vuoi dalla vita, scusami? Anche se poi i soldi a cosa ci servono ormai? Non lo so. Abbiamo comprato... bellissima domanda, però, Fede, complimenti, un'ottima domanda. Mi caso più per il pesce, piuttosto che per i soldi. Pesciolini piccoli, tipo... ma c'ha pure il genitore. No, è bellino, gli hai rapito un figlio, Steph. Dai, per favore. 24.000, alla faccia del figlio, c'ha le collane d'oro, c'ha... scusate, è morto, mi dispiace. No, però non ha seguito il fratellino. Questa sì storia è diventata tristissima. Perfetto, riandiamo? Sì. Tiro della vita. Pam. Anche perché dobbiamo esplorare. No, niente fondata piccione questa volta, ah, quindi beh, comunque sì, è casuale. L'ha infilzato, quindi è comunque come un pesce spada. Ma forse si prende proprio. Vuoi questo? Ma è morente. Cioè sta male. Aveva avvocato il pesce unicorno. Mi scusi. Ma ha infilzato l'altro secondo te? Ma... no, ok. È simile, però è morente, non lo so. Ma poverino. Non mi sembra che stia. Sarà stanco, ma che morente, dai. Sarà ancora tutto, pieno di vitalità. Ma secondo te ci fa pagare anche l'altro pesce infilzato? Lo spero. Infilzato no, oh, che abbiamo preso un altro. Facendo una strage di pesci. È bellissima questa cosa. Quanto vali, amico mio? Ok. Va. 80.000, va bene, va bene. Comunque adesso iniziano a valere tutti i parenti. Cioè, abbiamo già guadagnato 3.30, scusami. Appunto, avendo preso due allora pesci. Abbiamo soltanto 25 secondi di esca illuminata. Ma tanto dobbiamo ripreparare un attimino. Quindi cerchiamo di trovare. C'è un fattina vita anche qui giù. Già, i fattina vita sono da tutte sono le parti. Ovunque. Sono palesemente il pesce principale, sì, del gioco. Non se la vuole proprio fare una vita. No, non se la vuole proprio vabbè, fare. Ovunque. Il piccione è proprio ora a partire che non ci serviva. No, cos'era no, quel no, mini squaletto? No, lo voglio, lo voglio. Dov'è?
Ok. Era questa zona, no? Sì. Ragazzi, non diventate nuovi fatti della vita. Bellissimi anche questi, Stefano. E se ci seguono... No, se ne va. Vabbè, e basta! Però almeno possiamo prendere qualche pesce meglio. Leva sti piranha, sono insopportabili. E sono troppi. Scendi, 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 scendi. L'ho visto lo squaletto. Sì, sì. Che sfida! Chi vincerà? Sono troppi. Vabbè, però lo squaletto si deve impegnare di più nella sua vita, eh. Direi. Che cavolo, questo l'abbiamo mai preso, mi sa di sì comunque. Sì, sì, sì. Vero, sì. Nella zona precedente c'era, certo. Comunque. Allora, il Swordfish. Quindi noi rimettiamo una lucina. Rimettiamo un bel razzo. Questa volta il piccione ha fatto una parte. Una gran parte del suo lavoro. Bel lancio, dai. Vediamo cosa troviamo. Ma cos'è successo? Vabbè. Sono morti. Sì, non ha senso, Steph. Cos'era? Lui. Oh! È il drago! È quello super leggendario, Steph, è il drago! Il dragone gigante leggendario! No, Steph, lo devi prendere! Steph, lo devi prendere! Io dubito che si possa prendere con l'esca media, Fede. Non si può prendere, sicuramente ci vuole l'amo grande! Sei bellissimo! Steph, è una figata incredibile! Fa un tiro strano. È imprevedibile come si muove. Sì. Dai, campione! Questo secondo me, ragazzi, è proprio il pesce finale. Questo è il pesce finale, esatto, del gioco. No, dai. Steph. Ma non è che devi mettere qualche altro amo, dobbiamo capire come si cattura. No! Penso che dobbiamo usare l'altro amo, ma forse anche un'esca maggiore, Fere, non lo so. E poi comunque non sono mai riuscito ad andare vicino a farla boccare. No, dobbiamo capire come si fa. Dai, vabbè, vieni con noi. Abbiamo anche già preso. Questo è il drago di Wish, mentre invece quello è il drago vero, fighissimo. Poverino, dai, è figo anche no, lui. Dai, è carino. E vale comunque 120.000, quindi non ci lamentiamo. No, voglio quello, Steph. Il pesce più bello che abbiamo visto. Sì, ma devi stare molto calma, Fere. No, non sto calmo, ormai l'ho visto. Guarda quanto eravamo tornati indietro in tutto ciò. Sì, senza trovare mezzo pesce. Però c'è il pesce leggendario finale, cavolo. Ecco perché non c'era nessuno, perché probabilmente se ne è pappati tutti o qualcosa del genere, quindi c'è solo lui. Io non so come prenderlo, Dobbiamo googlare. Non mi interessa, Steph. Oggi lo dobbiamo prendere. Oggi? Oggi. No. Oggi. No, io non lo voglio oggi. Sì, lo devi prendere. Non me la sento, Fere. Non mi sento. Prendimi anche quello squaletto carino. Abbastanza bravo. Fere, prenditi da sola. Ok. Ok. Cosa sono queste pretese? Carino, scusa un microfono. Quanto vali? Bitterfish, 3000. Però è carino. Allora, non ce li abbiamo. Neanche volendo non posso, Fare. No, come? Siamo dei voracci. Sì. Ma hai comprato la barca quando avevi i soldi proprio giusti, sì, al centesimo? Non ci ho pensato. In contanti l'hai comprato. Abbiamo poco tempo, Fare. Quando scarico questa lucina non ci abbiamo più soldi praticamente. Vado? Si è glitchato! 550.000 guadagnati. Mi raccomando, nei commenti iniziate a scriverci come si cattura quel cavolo di pesce drago, perché ragazzi è ovviamente il prossimo obiettivo, dato che è il pesce che vale di più di tutto il gioco. Allora dovete un attimo star calmi. Ok, ho capito che avete fame. Mamma mia, oh, che fastidiosi. Che noiosi, ma vattene. Te la fai una cavolo di vita, mini squalo. Che emozione! Se vuoi abboccare tu. Ci mangia l'esca, è ovvio. Non può andare bene quella media per il pesce finale, Steph. Non può. Mannaggia, chissà come si fa. Però sono riuscita a farla abboccare, cosa che prima non era successa. Esatto, quindi è fattibile con tanta calma. Però non è il modo giusto. Io ce l'ho il modo giusto a fare. Tu, che non neanche ti ho mai preso, dai. Dai. Oh. Ok. Prendiamo il drago. Non possiamo. Possiamo. Non so neanche come si prende. Avrà un suo modo tutto particolare. Io non lo so. Non mi sembra prendibile così facilmente. Dove sei? Comunque c'è la zona senza pesci, secondo me, per colpa sua. Anche secondo Vero? Me, perché è troppo grande. Cioè, dove c'è lui non ci sono altri pesci. Ma l'ho detto anch'io, non... Cioè, prende tutto lo spazio, quindi non ci sono Pronta? Altri pesci per colpa sua. Pronta, che lo prendo?
fai. Non sarà mai così. No special hooks needed. Già. Come si prende sto infame? Ragazzi, aiutateci nei commenti. Spammate, ragazzi. Per ora mi arrendo. La cioè, soluzione. Non va con l'esca media. Non va così. Esca viva più hook. No, perché ha detto no special. Quindi esca viva. Ma secondo me deve avere un pesce specifico. Magari il drago di Wish. Potrebbe. Un pesce medio. Vieni. Vieni. Dai, campione. Questo non abbiamo neanche mai preso. Un pesce nuovo. Quindi è pure nuovo. Un pesce per la collezione. 12.000. Va bene. Ricarichiamo questo. Tanto siamo ricchi. Tiriamo. Oh, dai piccione, bene così, bene così. Pesce morente, è il nostro obiettivo. Eccolo. Ma, vabbè dai, però ti sei buggato. Era questo. Quindi risulta qui. Sai che forse devo fare un tiro con senza razzo? Può essere. Secondo me sì. Allora, campione, per l'amor del cielo non abboccare mai più, ti prego. È proprio morto. T'ho detto. C'è da centrare. Stai giù, morto. È il dead fish, sicuro. Vediamo che cos'è, però è morente. Secondo me è un po' buggato, ti dico la verità. Non è normale che stia così, però. Piccione, vabbè. Dacci una mano. Dobbiamo andare più in là. Niente. Provo con un razzo. Provo con un razzo e a tenere l'esca abbastanza in alto. Ora partiva, è partito quel maledetto piccione. No, 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 no. Ci siamo? Yes, almeno si sveglia quando c'è l'esca, almeno si sveglia. Devi passare vicino però, eh. Sì, perché non c'è proprio sbatta, capo. Minimamente, poverino. Dai campione, dai che andiamo a casa. Quanto vale? Com'è parecchio. Ah, 140.000 comunque non è male. Ok, 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 non è male, non è male, non è male. Signori, io direi che ci fermiamo così. Aspettiamo i vostri commenti per andare a prendere il pesce dragone, che dovrebbe valere almeno 1.000.000, penso. Qualcosa del genere. Aspetta, forse ce l'abbiamo. No, non c'è, non c'è. Non c'è scritto, non c'è. Perché di solito te lo dice il valore. Quindi dateci una mano, noi ci fermiamo così per questo video. Come pensavo, l'ultima barca è una svolta e ti permette di trovare un sacco di cose. Sotto, come gli altri video, iscriviti al canale, campellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.